Mi porto a mobile per fare Alfo. Oh, ciao Alfo. In tutto il mondo, dall'Himalaya alla muraglia cinese a Dubai, diciamo che ho fatto Lotte Leves K2, la muraglia cinese. Vincendo le gare, non è che abbiamo messo indietro Machu Picchu, diciamo che ha fatto tutto quello che è possibile correre a piedi nell'estremo. Sono 4 volte campione del mondo con 6 primati mondiali. Io lo devo moltissimo alla gente del mio paese. E l'incentivo che ha dato molto, diciamo così, il precursore, che è quello che mi ha portato a fare questo, è avere rispetto per la gente che vi guarda, la gente che vi dà modo di poter essere, rappresentare quello che rappresentate. Dico questo perché voi rappresentate una squadra. Importante avere rispetto per quelli che vi guardano e la gente che vi dà modo. Se riuscite a concepire questo come forma di rispetto fisico-mentale e di proiettare l'immagine vostra all'esempio, si possono raggiungere i traguardi e le situazioni che vanno oltre ogni tipo di prospettiva. L'importante è crederci, determinazione, ascoltare il mister, perché ho conosciuto stasera una persona eccezionale, una persona che sa e conosce, e ho pochi mister che hanno il ragionamento proprio di avere l'elevazione fisico-mentale. Veramente persone come si facevano una volta, mister di una volta, se mi posso permettere. Io sono contento che ti possano conoscere oggi, io ti ho conosciuto adesso. Non conosco bene il mondo dell'estremo. Non è una cosa combinata, l'abbiamo fatta così, è stata fatta. T'ho appena conosciuto. L'unica cosa che penso che per loro puoi essere. Posso essere papà. No. Ci sto sentando. Mister, svegliamo un segreto. No, puoi essere un'ispirazione, secondo me. Perché puoi essere l'esempio che dimostra che si possono superare i propri limiti. Assolutamente. Tu li superi costantemente con lo sport che pratichi. Allora, io ho passato col principio primis che ogni limite posto da un uomo può essere superato. Allora, bisogna avere la capacità e il rispetto per gli elementi, logicamente, perché uno non può andare contro gli elementi e combattere gli elementi, però avere la tecnica di miglioramento.
avere la convinzione che ogni limite posto da un'altra persona si può superare. Bisogna avere la capacità di utilizzare la tecnica, il materiale tecnico che ogni volta dà pure l'aiuto tecnico per poter, non è, le scarpette che abbiamo adesso non avevano 20 anni fa, quindi già danno quel supporto a una persona, a un professionista, da quel poco in più. Poi ci sta la volontà e la determinazione di un atleta, i consigli di un esperto, che è il tecnico, che dà modo di migliorare e di arrivare a superare come un mattone, l'ho detto prima, mattone su mattone, il limite suo, si possono raggiungere obiettivi che non immaginate. Però bisogna avere la determinazione, la caparbietà e soprattutto la perseveranza, e bisogna lavorarci, perché un professionista per arrivare, io mi allenavo, facevo 200 km alla settimana, tutti i giorni, un'ora e mezza la mattina, un'ora e mezza il pomeriggio. Gli ultimi allenamenti, prima io ho un problema adesso, perché purtroppo sono in chemio, ho avuto un problema, e nonostante questo mi sto allenando comunque, per non andare in catabolismo muscolare. Ieri abbiamo dovuto frenare, voleva fare 3800 scaline della funicolare, mi sono messo dietro a frenarlo perché sennò sarebbe partito, nonostante la chemioterapia. Questo è veramente l'amore verso uno sport che lui ha sempre amato. E no, io rispetto, che... rispetto per la gente che mi segue, e se hai rispetto per la gente che ti segue, devi dare modo che la gente si emozioni nel modo giusto e dare il giusto. Mister, di bocca a voi. Grazie.